e benvenuti in questo nuovo video che, come potete vedere dal mio bellissimo cappellino, che non è mio ma è di Alessandro, vi parlo oggi di carnevale, dove poter trovare vestiti di carnevale a un prezzo economico, come creare dei vestiti di carnevale, eccetera eccetera. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, commentate, spolliciate sempre, mi raccomando, perché ci sono tantissimi video pronti qui per voi. Iniziamo subito con dove trovare i vestiti di carnevale, perché io mi sono resa conto, girando soprattutto nei negozi, che ci sono dei negozi che ti fanno dei prezzi allucinanti di vestiti di carnevale, cioè parliamo di 40-50 euro, ho visto anche 80-90 euro, cioè delle cose assurde, ho detto no. Cioè, non è possibile questa cosa, anche perché carnevale viene una volta l'anno e soprattutto i bambini crescono e non si sa se poi l'anno dopo rimetteranno lo stesso identico vestito. Allora io cosa ho fatto? Mi sono messa di sana pazienza, santa e sana pazienza, e sono stata su internet. Su internet, ragazzi, ho scovato dei siti internet che hanno delle cose di carnevale bellissime. Allora, partiamo subito da quello più semplice in assoluto, dove poter trovare le cose di carnevale, che è Amazon. Amazon praticamente ha tutto, tutto. Vi serve una forcina, la trovate su Amazon. Vi serve un, non lo so, un gazebo, lo trovate su, cioè veramente di tutto su Amazon, e ci sono anche i vestiti di carnevale. Uguale su eBay, però secondo me, a mio parere personale, è sempre è meglio fare acquisti su Amazon piuttosto che su eBay. Mi dà una certa sicurezza in più Amazon rispetto ad eBay. Quindi, se non sapete per niente dove andare a parare per i vestiti di carnevale, primo fra tutti c'è Amazon. Voi qualunque cosa mettete, però mettetela specificata per bambini o per adulti, perché io mi sono accorta che scrivendo delle cose solamente per nome, che ne so, cravatta colorata, uscivano le cravatte colorate sia per gli adulti che per i bambini. Invece se mettete cravatta colorata per adulti, vi escono solamente quelle per adulti. Quindi specificate molto molto bene su Amazon quello che vi serve. Secondo link che vi dico per quanto riguarda i vestiti di carnevale è Chiabi. Nessuno, allora Chiabi è di sicuro il marchio più low cost che io abbia mai visto su internet per quanto riguarda l'abbigliamento, e su Chiabi ci sono anche i vestiti di carnevale. Ovvio, non sono dei vestiti di carnevale, cioè che particolari, ecco, sono dei vestiti di carnevale molto semplici, però Chiabi mi piace tantissimo per quanto riguarda gli accessori, perché ci sono tantissimi set di accessori per quanto riguarda i vestiti di carnevale da abbinare magari a un vestito normale, ad esempio, per poter creare appunto una maschera. Quindi io Chiabi ve lo consiglio maggiormente per gli accessori. Poi, se ovviamente trovate dei vestiti all'interno di Chiabi di carnevale, perché ci sono dei bei vestiti di carnevale su Chiabi anche a un prezzo molto molto vantaggioso, però maggiormente a me piace per quanto riguarda gli accessori, quindi il secondo sito a cui vi rimando è Chiabi. Terzo sito, che è quello diciamo che in assoluto più conosciuto secondo me per quanto riguarda i vestiti di carnevale, è Vegao. Vegao è scritto Vegao, ve lo scriverò comunque qui sotto come avrò scritto in precedenza anche gli altri, perché sono sicura che lo farò. Vegao è decisamente quello più gettonato per quanto riguarda i vestiti di carnevale, quello che vanno a guardare praticamente tutti, tutti. E questo perché? Perché ci sono delle fasce di prezzo di tutti i tipi. Partiamo da una fascia di prezzo di 10 euro a, arrivando fino a 100 per dei set di 4 vestiti per una famiglia, per farvi intendere. Quindi se magari, ecco, siete in una città, in un paese dove fate i carri, ad esempio, e volete fare un carro a tema,
Vegau è secondo me il sito migliore su cui andare ad acquistare, perché ad esempio io ho visto molto molto carino il set per la famiglia ispirato ad Alice, che c'era il papà cappellaio matto, la mamma Alice, no, la mamma era la regina di cuori, Alice era la bambina e il bianconiglio era il bambino. E erano, cioè, dei vestiti fantastici, fantastici. Quindi, Vegau è quello che vi consiglio più di tutti, e è molto molto vantaggioso sia per la qualità dei vestiti, sia per il prezzo, ha le taglie di tutte le grandezze. E le spese di spedizione sono molto molto relative, sono molto basse, a volte se raggiungete una certa cifra non ci sono nemmeno, i tempi di consegna sono molto buoni e questo ve lo dico perché io ci ho acquistato parecchie cose su Vegao negli anni precedenti, anche quest'anno ho acquistato qualcosina, perché quest'anno praticamente Aurora ha ancora i vestiti dell'anno scorso di Carnevale perché erano già grandini, gliel'avevo presi appositamente grandi. Alessandro ne ha solamente uno. Allora, io tendo ad avere sempre due vestiti di Carnevale per entrambi. Uno più leggerino che possono utilizzare al chiuso, quindi che vi posso fare un esempio da principessa, da supereroe. I vestiti proprio quelli belli da vedere leggeri, pomposi, ecco. Per l'esterno invece, perché a Carnevale praticamente andiamo anche a vedere i carri che fanno qui intorno, e però non mi piace mettergli magari il vestito e sopra dovergli mettere il giaccone perché è freddo e il vestito sotto non si vede, è una cosa che non mi piace per niente. Quindi cosa faccio io? Io prendo sempre un vestito per fargli fare la festa di Carnevale a scuola, al chiuso, se magari ecco, organizzano dei locali organizzano, delle ludoteche organizzano e sono ovviamente al chiuso perché non possono farle all'aperto, allora gli faccio mettere il vestito quello bello, più leggero. Se invece andiamo a vedere i carri, gli prendo sempre un vestito comunque più pesantino, di quelli pelusciosi, oppure di quelli in pile, oppure comunque un vestito che sia un po' imbottitello, e che sia comunque un po' più grande della taglia che hanno per poterli imbottire sotto. Quindi io nello specifico faccio questo ragionamento qui e faccio questa organizzazione qua. In più loro, come vi ho detto spesso, fanno il Festival del Sorriso a Carnevale, quindi hanno un altro vestito proprio per quanto riguarda il festival, perché cantano una canzone e quindi devono avere un vestito come tutti gli altri compagni insieme alla scuola. Fanno questa cosa insieme alla scuola, quindi insieme alla classe. Allora, come li vestirò io quest'anno? Quest'anno mi sono sbizzarrita. Allora, per quanto riguarda il festival, Aurora sarà vestita da cowgirl. E l'ho fatto interamente io, non ho comprato il vestito, ma ho comprato solo gli accessori e ho comprato appunto il cappello. Il cappello l'ho comprato dal cinese. Ah, date un'occhiata sempre ai negozi di cinesi perché non sembra, ma c'hanno un sacco di vestiti di carnevale a dei prezzi economicissimi. Quindi andate a guardare anche dal cinese. Comunque, tornando a noi, dal cinese le ho preso il cappello perché non mi piacevano quelli che trovavo su internet e le ho preso il cappello. Su internet le ho preso il cinturone con le due pistole e la bandana e l'ho presi su Vegao, appunto. E ve li faccio vedere, visto che ve ne ho parlato prima, almeno ve li faccio vedere. E sono questi qua. E sono questi qua. Allora, questa è la bandana, è una semplicissima bandana di quelle che andavano negli anni 90, che io come una furba non ho mai comprato e quindi gliel'ho dovuta comprare di sana pianta perché non c'era, non ce l'avevo e quindi la bandana e poi le pistole appunto con la cinta, questa qui e due pistole. Mi piaceva questo perché era un po' tendente al borgogna.
e visto che lei è una femminuccia, non mi piaceva farle completamente nere, e quindi questo è il set che ho preso su Vegau per lei. Non mi ricordo quanto è costato, però è costato veramente poco, mi pare 3-4 euro a pezzo. E come la vestirò invece? Il vestito l'ho praticamente fatto io perché le metterò un paio di pantaloncini e di quelli di jeans che si mettono d'estate e la camicetta a quadretti che le ho preso con i saldi da Chiabbi. E questo praticamente è il suo vestito per il festival. È praticamente fatto con le cose che ci sono, con le cose che già si hanno, con dei vestiti che già si hanno e in più le ho messo appunto delle cose che possono essere anche utili in un futuro anche per il fratello, visto che spesso ritornano questi cowboy e queste cose. Invece Alessandro devo praticamente vestirlo con la camicia bianca che ho sempre comprato con i saldi su Chiabbi, i jeans e poi avranno una cravatta colorata con ognuno un colore diverso. Con nel taschino il fazzolettino e questo cappellino qui che mi vedete indossare a me. Questi però, queste cose qui le abbiamo prese insieme alle mamme, quindi non so come indirizzarvi, però vi assicuro che le trovate su Amazon, questo sono certa. Poi ci sono anche altri siti dove comprarli, io non so nello specifico in quale sito è stato preso, però mi ricordo che su Amazon c'erano. È lì su, perché l'ho portato a fare una passeggiata di 45 minuti. E questo per quanto riguarda il Festival del Sorriso. Per la festa a scuola, invece, Aurora le rimetterò di nuovo il vestito, quello che aveva l'anno scorso di Elsa, però stavolta lei non vuole vestirsi da Elsa, ma vuole vestirsi da Cenerentola. E cioè, che cosa mancherebbe al vestito di Elsa per fare Cenerentola, solamente una coroncina, quindi praticamente devo comprargli la coroncina, tirargli su i capelli con la crocchia, diciamo, con la cipolla e metterle questo vestito e praticamente è a posto. Cioè, è pronta, prontissima. Se riesco a trovarle anche i guanti bianchi da Cenerentola proprio sarebbe il massimo. Devo ancora andare però a guardare. Sicuramente c'è là il cinese perché mi ricordo che li avevo visti sti guanti, quindi andrò direttamente lì, prenderò i guanti e la coroncina e le ho fatto praticamente anche qui il vestito di carnevale per la festa della scuola. Invece, per quanto riguarda i carri, allora Aurora ha ancora il vestito dell'anno scorso da coccinella perché era più grande della sua taglia e quello è fatto di peluscino tipo di pile, quindi è perfetto. Anche il cappuccetto con le antenne, quindi è coperta anche la testa, è coperta tutta e quindi Aurora ha quello dell'anno scorso che comunque le piace tantissimo quel vestito, non so come faccia perché sinceramente non è questo granché, e quello l'ho preso dal cinese, mi ricordo l'anno scorso, e l'ho pagato tipo 13 euro. Invece Alessandro praticamente non ce l'aveva il vestito, quello per l'esterno. Cosa ho fatto? Gliel'ho preso. Ovviamente gli ho preso un vestito di carnevale di un personaggio che a lui ultimamente piace tantissimo. Lui è in fissa con due personaggi, con i Power Ranger e con le tartarughe ninja. Indovinate un po' cosa gli ho preso io? Tartaruga ninja! Allora, questo vestito praticamente è bellissimo perché è chiuso completo di cappuccio con la mascherina. E poi davanti appunto la pancia c'ha la cinta e dietro ha tipo il guscio, ecco, no? Lo scudo, il guscio. E visto che però questo guscio è totalmente verde, visto che il guscio è totalmente verde, voglio con il panno Lenci mettergli una A dietro, personalizzargli il vestito. E così farlo diventare un combattente, un Ninja Steel, come dice lui, un Power Ranger, no, Power Ranger, una tartaruga ninja. E questo qui appunto l'ho preso su Chiabbi e l'ho pagato 13 euro. E
l'ho pagato veramente poco. Ora non ve lo apro perché per rimetterlo dentro è un casino, però ce n'erano tre. C'era questo che era quello più economico, poi ce n'era un altro che veniva 25, un altro ancora che veniva 40. All'incirca comunque questi sono i prezzi e io gli ho voluto prendere questo perché sinceramente tra i tre era quello che mi piaceva di più, oltre che essere quello più economico era pure quello più carino, quell'altro non mi piacevano un granché, erano delle tartarughe ninja un po' strane. Questa era la tartaruga ninja più semplice in assoluto che a me piaceva e quindi gli ho preso questo sempre su Vegao. Questo è tutto. Io spero che questo video vi sia stato utile, spero di aver fatto un video utile, perché mi rendo conto che parlando anche con mia cognata mi sono resa conto che trovare un vestito di carnevale per dei bambini a un prezzo giusto è abbastanza complicato. Quindi ho voluto darvi queste indicazioni, spero che vi siano state utili, spero che... Insomma, già se le conoscevate già, ben venga, insomma, vuol dire che siete abbastanza svegli. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione. Ciao!